Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per provare tantissime barrette proteiche. Sono le barrette della Absolute Research, almeno sul sito così c'è scritto, invece poi sulla barretta c'è riportato Absolute Series. Però vabbè, raga, in generale questa qui le trovate sul sito di AS Food. Io, raga, ormai ve lo dico sempre, avete il mio codice sconto che è Giulia010. Ma andiamo avanti, altrimenti, raga, questo video viene infinito. La prima barretta, guardate un po', è proprio questo pistacchio. Sto parlando di sempre una barretta proteica. Infatti c'è scritto proprio sulla confezione 40% di proteine senza zuccheri e gluten free. Quindi, raga, è gluten free, quindi ottima. E per quanto riguarda i valori, ah ok ragazzi, ci sono, sto facendo già, ve li lascio, invece no, ci sono, quindi posso dirveli. 50 grammi, 180 calorie, 6 grammi di grassi, 18 grammi di carboidrati, zuccheri 1 grammo, quindi ci sta, e di cui polioli 16 grammi, fibre 0,2 e proteine 20 grammi. Ok, cioccolato bianco fuori, ci sta. Ti riesco ad aprire? Eccola qua. Si presenta come un turroncino, abbastanza morbida. Ne ho preso troppo. Oddio, dentro ci sono i pezzettini, solo che si sente un po' il retrogusto di mandorla. Vabbè, assaggiamo. Un po' pazzosa. Di sicuro è buona. Si sente il pistacchio, ma proprio, raga, lieve, lieve, lieve. Ha un altro gusto di mandorla barra orzata. Non me la fermo più di tanto perché, come sapete, poi vi faccio la classifica anche per regolarmi un attimo. I 4,50 non rispecchia tanto il gusto. Sinceramente, ultimamente ho provato barrette proteiche al gusto al pistacchio, decisamente con un sapore migliore. Però ovviamente vi lascio poi tutti i video giù nell'info box eccetera. Quindi devo dire che buona, ma niente di eclatante, almeno per il mio gusto personale. Sapete che tutte le mie recensioni sono tutte comunque soggettive. Poi, andando avanti, gusto salty caramel, quindi caramello salato. Andiamo a vedere un attimo, ve la faccio vedere, eccola qua. Voglio vedere un attimo i valori. Allora, per quanto riguarda i valori, 180 calorie, grassi 6 grammi, carboidrati 17 grammi, zuccheri 0,3, polioli 16 grammi e proteine 20 grammi. Quindi alla fine, ragazzi, siamo lì, l'unica cosa che cambia è una piccolissima percentuale di zucchero, però alla fine i valori siamo là. Okay. Oddio, che odore di caramello e cioccolato! Questa si sente tantissimo. Cioccolato fondente. Oddio, raga, il cioccolato fondente è proprio buono. Cioè, si sente proprio quell'odore proprio buono di cioccolato fondente. Eccola qui. Vediamo. Non voglio morderla perché comunque. Ok. Assaggiamo. Questa sì, primo impatto, cioè come prima cosa avvertite ovviamente il cioccolato fondente, però dopo un po' che masticate, masticate, si sente il retrogusto di caramello salato. Questa già mi piace rispetto al pistacchio. Lo sapete cosa mi ricorda? Eccomi. Ma già l'odore mi ricorda Natale, panettoni ricoperti di cioccolato fondente. Ecco, ragazzi, proprio di quell'odore, è proprio quando, non so se vi è capitato di staccare sopra il panettone, quel pezzo di cioccolato fondente. Ecco, ragazzi, e poi vi dà quel mix di sapore tra panettone e cioccolato fondente. Ecco, ragazzi, questa barretta mi ricorda proprio questa sensazione e questo sapore. Tra le due, pistacchio e questa qui, salty caramel, preferisco questa qui al caramello. Ma andiamo avanti perché ci sono ancora tantissime, tantissime barrette da provare. Io nel mentre bevo sempre per non andare a camuffare comunque i sapori.
andiamo a provare gusto cocco. Eccola qui, gusto cocco. All'incirca queste barrette le trovate a 2,50-2,49 su per giù su questa scia. Allora, questa qui solita cosa: 185 calorie, 7 grammi di grassi, 17 grammi di carboidrati, 0,4 grammi di zuccheri, polioli 16 e proteine 20 grammi. No, adoro! Ok. Fuori è sempre cioccolato fondente, sì, oh. No, raga, ma che odore di cocco! Mamma mia, che odore di cocco! Che duretto questo! Ok. Però, raga, un odore di cocco impressionante! Sembra di mangiare un dolce a cocco. Cioè, raga, buona perché ho quello che preferisco ormai, perché si fida delle mie recensioni, io preferisco sentire, specialmente in queste barrette proteiche, un gusto abbastanza lieve, invece che sentire tipo un gusto chimico. Ecco, queste barrette non sono per niente chimiche, i sapori sono molto delicati, quindi questa cosa io l'apprezzo tantissimo, perché ci sono alcune barrette, ormai sapete che ne ho provate veramente tante, che non si sì, arriva al gusto, però raga è proprio chimico, invece queste no, e quindi questa è una cosa che io amo nelle barrette, quindi già vi dico, io mi sento di promuoverle proprio perché non sono per niente chimiche, il gusto è delicato, però rispecchia comunque quello che c'è scritto, quindi rispecchia il gusto. Quindi per il momento cocco super promossa, quindi sapete ormai le mie due preferite sono cocco e caramello. Andiamo avanti con il cioccolato bianco, può essere una cosa stupida, ma raga vi assicuro che spesso anche si toppa un po' col cioccolato bianco. Eccola qua. E se lo stavo tenendo a fuoco così. Allora, 180 calorie, 6 grammi di grassi, carboidrati 18 grammi, zuccheri 0,9, polioli 17 e proteine 20 grammi. Andiamo a vedere. Oddio, sembra tipo quelle caramelle al latte, sono sempre le... Allora, per chi segue i miei video sapete sempre io che caramelle mi riferisco, sono quelle là tipo morbide però a torroncino, caraga io non mi ricordo mai il nome, comunque quelle lì che erano metà latte e metà liquirizia, ecco, erano tipo bicolor, uguale, quelle là raga, mi ricorda sempre, mi ricorda quelle caramelle, eccola qui. Assaggiamo. Buono. Sì, raga, ci somiglia molto a quella caramellina. Anche qui il cioccolato bianco è molto delicato, però promossa, però già vi dico, sì, somiglia a quella caramellina che ho sempre amato da bambina, però che io, rispetto alle altre, perché comunque raga costano all'incirca 2,50 euro, già vi direi, pistacchio e cioccolato bianco non le acquistate, oppure se volete acquistate perché comunque sono buone, però c'è il momento di più particolare, sono cocco e caramello. Andiamo avanti. Io dico spesso, vi faccio questi confronti ogni tot perché so che a molti interessano, perché spesso mi dice ok, quindi tra tutte tu quale mi consigli, quindi io perciò faccio questa cosa. Andiamo avanti, io non so neanche da quanto tempo sto parlando, vabbè, non ci facciamo caso. L'unico gusto che secondo me non ci stava da Dio come ottavo posto era gusto al limone. Cioè secondo me ci stava bene come ottava barretta, perché non l'avete fatto? Il limone anche se è un po' complicato, quindi anche forse per questo motivo. Ok, andiamo avanti con cioccolato e arancia. Ho un po' paura di questo gusto, quindi speriamo bene. Andiamo a vedere un attimo i valori. 182 calorie, grassi 6, carboidrati 17 e polioli 16 grammi. Quindi, eccola qui. Io penso che sia sempre alla fine cioccolato fondente. Andiamo.
No, raga, stesso odore della fiesta. Fiesta. Pezzettino. Ok, ormai ho col coltello nelle mani. Eccolo qui. Dura questa. Stesso discorso, l'arancia non è per niente chimica. Buona. Buona, raga, somiglia molto alla fiesta, quindi ci sta. Buona, per gli amanti dei... perché so che molti di voi che mi seguono sono degli amanti proprio di questa combo cioccolato e arancia. Molto buona e ve la consiglio. È un gusto particolare che secondo me va inserito nel carrello. Direi stracciatella, un gusto molto particolare che mi sembra di non avere mai assaggiato un gusto del genere, come ovviamente barretta proteica, quindi secondo me ci sta. Eccola qui, raga, vi stavo leggendo la cosa, capo che sia la stessa barretta che vi stavo leggendo, non lo so. Per quanto riguarda i valori, 181 calorie, 6 grammi di grassi, 17 grammi di carboidrati, 0,3 grammi di zuccheri, 16 grammi di polioli e 20 grammi di proteine. Abbiamo già ballato a memoria la tabella nutrizionale. No, raga, questa sa proprio... mamma mia, che sto combinando. Raga, questa sa proprio di stracciatella. Maronna mia, adoro. Pezzettino piccolo, esci piccolo. Ah, vabbè, ok. Oddio, no. Sembra un cookies dentro, eh. Cioè, no, vabbè, raga, adoro. Adoro. Assaggiamo. Morbida. Mamma mia, che somma. Si sente di stracciatella, che sente il retrogusto, però mi aspettavo un gusto un po' più dolce. Però buona. Allora, raga, buona, solo che l'odore e tutto... solo che non mi rimane una bocca piacevole rispetto alle altre. Non lo so, raga, il sapore, l'odore. Raga, l'odore è buono, ma non lo so, pecca di qualcosa. Mi rimane un brutto sapore in bocca, non quel sapore piacevole come tutte le altre. Quindi, no. Ok, ultimo gusto cioccolato. Allora, barretta gusto cioccolato, quindi ultima barretta di oggi. Raga, i valori sono gli stessi, quindi non ve li dico. Penso che sia una barretta classica cioccolato. Primo gusto, cioccolato fondente fuori e cioccolato dentro, raga, cioccolato. Interruzione da parte del corriere per consegnare i vostri ordini. Quindi, raga, sono ritornata, nel mentre ho visto anche, quindi penso che alla fine vi farò un unico video. Eccola qui, non mi ricordo neanche, no, non mi sembra di averla assaggiata, quindi assaggiamo. Cioccolato. Allora, raga, cioccolato, punto, cioè, niente di che. Però ci sta, consistenza uguale. Sapete cosa sembra? Ha il retrogusto, ovviamente togliete il latte, della Kinder Delice. Quel tipo di cioccolato lì, pure dentro come fuori scuro, dentro un po' più chiaro. Ecco, raga, somiglia molto a quella lì, eh? Come gusto. Quindi, questa è stata l'assaggio delle barrette, adesso andiamo alla classifica. Barrette che mi hanno fatto sognare sono state caramello, cocco. Queste due al momento sono le mie preferite, quindi metto cocco al primo posto, secondo posto caramello, che sono le due che secondo me potete acquistare proprio ad occhi chiusi. Per quanto riguarda il terzo posto, come gusto particolare, arancia e cioccolato, Giulia, perché stai urlando. Quarto posto cioccolato, quinto pistacchio,
sesto cioccolato bianco e settimo stracciatella. Metto all'ultimo posto stracciatella perché sinceramente è stato l'unico che mi ha lasciato un brutto retrogusto. Quindi raga, per il momento le due preferite sono state cocco e caramello. E niente raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!